buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ozonoterapia e per farlo abbiamo invitato il professor Norberto Confalonieri. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti i vostri telespettatori, ben trovati. Professor Confalonieri, che piacere rivederla. Quindi oggi ci occuperemo di ozonoterapia, quindi per iniziare ci dica per favore che cos'è, spieghi ai nostri telespettatori di che cosa si tratta. Dunque l'ozono è una sostanza che si trova di solito nell'atmosfera, però si riesce a produrre anche in laboratorio dall'ossigeno. È formata da tre molecole di ossigeno, infatti la sua formula è O3, mentre l'ossigeno è O2. Questo è importante perché spesso la terapia delle varie patologie è fatta con una miscela di ossigeno-ozonoterapia, per cui O2, O3. L'ozono è un potente, si è visto che è un potente antinfiammatorio antibatterico e per questo è sugli altari perché in questi momenti di Covid, di virus, è usato per la disinfestazione degli ambienti, per la pulizia, la sanificazione degli ambienti, scusate. Quindi l'ozono, l'ozonoterapia può essere utilizzata in tanti campi, lei ci diceva prima, in quali, professore? Dunque, si è visto che ha delle, oltre ad essere un potente antinfiammatorio e antibatterico, per cui viene usato in medicina in numerose patologie, si è visto che ha la proprietà di sciogliere i legami mucopolisaccaridi di cui sono ricchi i trigliceridi. Pertanto viene utilizzato in campo estetico per la cellulite e in campo ortopedico soprattutto ha avuto un grande sviluppo per l'ernia del disco, per aiutare il processo di essiccamento dell'ernia del disco. L'ernia del disco è una malattia autoestinguente, cioè nel senso che questo anello fibroso protrude nel canale midollare, procura tutti i dolori che noi sappiamo, compresa una forte sciatalgia, però nel tempo tende al di fuori del suo ambiente naturale, questa ernia del disco, questo annulus fibroso di cartilagine, tende a rimpicciolirsi. Ecco, l'ozonoterapia aiuta il processo di essiccazione dell'ernia e aiuta ad una guarigione più precoce del naturale. Oggi operiamo poco di ernia del disco. Una volta, ai miei tempi, 30-40 anni fa, si operava praticamente un'ernia del disco alla settimana. Oggi se ne opera molto meno, se ne opera uno al mese, proprio perché ci sono delle terapie che accelerano il processo di guarigione e di essiccazione e la colonna vertebrale trova una compatibilità disco-radicolare all'interno del midollo osseo, del canale spinale, che consente di tollerare ernie e protrusioni discali anche importanti. Quindi, a proposito allora proprio di ernia del disco, professore, quante punture sono necessarie per guarire da ernia del disco? Ecco, lei ha toccato un campo molto interessante, nel senso che proprio si parla di punture, nel senso che la terapia con l'ozono, con la miscela di ossigeno-ozonoterapia, per guarire l'ernia del disco si fa con punture paravertebrali. Si fa in ambulatorio con infiltrazioni paravertebrali attraverso i forami di coniugazione, il gas, perché è un gas, una miscela gassosa, entra nel midollo spinale, avvolge l'ernia discale o la protrusione e aiuta il processo di essiccazione di questo materiale all'interno del canale lombare. Si è anche provato con un'iniezione, in questo caso in sala operatoria, con un'iniezione direttamente intradiscale, con pochi risultati, devo dire, almeno nella nostra esperienza. Pertanto noi abbiamo soprattutto privilegiato questo intervento, queste iniezioni ambulatoriali per la cura dell'ernia del disco.
Apro una parentesi, di solito questa terapia è una terapia che si fa in ambiente privato, cioè il privato paga questa cura, mentre io ho l'orgoglio di affermare che circa 25 anni fa io l'ho portata in un ospedale pubblico, al CTO, dove ero primario, ed è ancora aperto questo ambulatorio, pertanto al CTO di Milano si può tranquillamente fare la terapia con ossigeno-ozonoterapia per la cura dell'ernia del disco o di altre patologie ortopediche con la mutua, pagando solamente un piccolo ticket, e questo è importante per la società. Quindi, ritornando all'ozonoterapia, parlando appunto di ernia del disco, professore, quante infiltrazioni, quante punture si fanno per curare l'ernia del disco e se l'ozonoterapia può essere utilizzata per il trattamento di altre patologie ortopediche? Sì, dunque, sì, mi sono scordato di dirlo prima. Il numero di infiltrazioni varia a seconda della risposta del paziente. In genere, però, come minimo bisogna farne almeno 8, da 8 a 10, si arriva anche a 12 se proprio la patologia è incoercibile. Questo per il trattamento dell'ernia del disco, ma noi abbiamo allargato anche le indicazioni e avvolgiamo tutto il dolore lombare, avvolgiamo anche la patologia da protrusione discale oppure dalla sindrome delle facette articolari posteriori, perché l'ossigeno-ozonoterapia crea un ambiente, un microambiente ideale come antinfiammatorio e antidolorifico. Poi abbiamo provato altre patologie, abbiamo provato nelle patologie infiammatorie dei tendini, dei legamenti, nella patologia artrosica, del ginocchio, dell'anca e della spalla. Devo essere sincero, non con gli stessi risultati dell'ernia del disco oppure del dolore lombare, della famosa lombalgia o lombosciatalgia. Questo forse perché non abbiamo ancora messo a punto, il dosaggio e il numero di iniezioni, utili per il trattamento di queste altre patologie. Hanno un beneficio sicuramente rilevante, ma non raggiungono il 90% come abbiamo invece nel dolore lombare. A questo proposito, devo dire che io sono uno dei pochi che ha pubblicato una review, una retrospettiva dei nostri pazienti affetti da dolore lombare. L'abbiamo pubblicata su una rivista scientifica internazionale e abbiamo visto che in queste patologie il trattamento con ossigeno-ozonoterapia raggiunge un risultato positivo intorno al 90% dei casi, non al 100%, ma al 90% dei casi. Gli altri purtroppo devono essere avviati ad una terapia più cruenta, una terapia chirurgica, e in questo caso sempre nel nostro centro al CTO oppure privatamente si può fare il trattamento dell'ernia del disco della protrusione a livello endoscopico mini-invasivo senza aprire la colonna, ma entrando dal forame sacrale e facendo una sorta di endoscopia con dei ferri chirurgici si riesce a fare un'erniectomia o a diminuire la pressione disco-radicolare. Professor Confalonieri, una volta completato un ciclo di ozonoterapia, il trattamento può essere ripetuto? Sì, allora, appunto, essendo un trattamento incruento e ambulatoriale, ovviamente qualora si ripresentasse a distanza di tempo, a distanza di anni, il problema, sicuramente il trattamento è ripetibile. Io ho pazienti che ogni 2 o 3 anni vengono a sottoporsi appunto a un ciclo magari inferiore come numero di punture, però se lo fanno volentieri perché hanno avuto un discreto beneficio. Dopo un trattamento di ozonoterapia, c'è comunque bisogno di riabilitazione? La riabilitazione, ma il trattamento dell'ossigeno-ozonoterapia rientra poi in un quadro più ampio di terapie. Intanto bisogna arrivare alla diagnosi, perché fa male la colonna lombare oppure perché si sono infiammati i tendini. Ecco. Il trattamento con l'ossigeno-ozonoterapia verte a risolvere il problema antinfiammatorio e antidolorifico, ma poi se c'è una patologia posturale, se ci sono dei problemi legati
a un deficit posturale o un'alterazione dell'apparato locomotore, che comunque la riabilitazione, la cosiddetta fisioterapia, va comunque presa in considerazione, ma accanto alla terapia con ossigeno-ozono. La terapia con ossigeno-ozono non necessita di riabilitazione specifica, anzi, è un po' come una sorta del doping, cioè nel senso che lei lo fa e può tornare dopo 10 minuti, può tranquillamente tornare al lavoro, alla sua attività fisica. Che richiede la riabilitazione è la patologia, è la causa della patologia. Questo va detto. Quindi, professore, lei ci ha detto che l'ozonoterapia funge da antidolorifico e da antinfiammatorio. Quindi può sostituire i farmaci? Sì, la terapia con ossigeno-ozono può sostituire i farmaci o addirittura li può affiancare qualora non avessero avuto beneficio. Questo è importante da dire perché, ad esempio, nelle prime fasi della cura, nelle prime fasi di trattamento, queste iniezioni se ne fanno circa 2 alla settimana e inizia a avere beneficio la terapia dopo 4-5 iniezioni. Per cui, nelle prime fasi va associata ai farmaci antinfiammatori e antidolorifici, va associata per esempio a esercizi posturali o di Pilates o quant'altro in base alla patologia in atto nella colonna lombare. Dopodiché, una volta che agisce, una volta che toglie il dolore, ecco che allora la sua efficacia è proprio questa, togliere tutti gli altri farmaci e portare a un rapido benessere il paziente. Professor Confalonieri, io le faccio ancora una volta i complimenti per il suo lavoro e mi lasci dire che mi sento veramente una privilegiata nell'ascoltarla e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a lei, sempre così gentile e a presto, magari con un altro argomento. Grazie mille. A presto, professore. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.